Benvenuto alla nuova edizione di Ability News, il sommario di oggi. Cartelle cliniche a misura di paziente. Anmil, progetto Omero. Un'app per entrare nelle ZTL. Walk of Life a favore della ricerca. Giusy Versace si racconta. Il complesso ospedaliero San Filippo Neri di Roma sarà la prima struttura sanitaria al mondo a raccogliere i racconti diretti dei pazienti e inserirli all'interno della cartella clinica insieme agli esami e all'anamnesi. Quello che il personale medico ricerca non è solo un rapporto freddo e formale con il paziente, ma un percorso che prevede l'ascolto e la comprensione. La cartella clinica umana rappresenta un'innovazione nella prassi volta ad arricchire il profilo clinico del paziente anche con aspetti non propriamente medici, ma che potrebbero risultare importanti per la valutazione e soprattutto per l'approccio alla cura. Il concetto che si intende sviluppare è quindi quello dell'unicità dell'individuo, rilevante non solo dal punto di vista psicologico, ma anche per il buon esito delle cure mediche. A inizio marzo, l'associazione Anmil ha presentato i risultati della sperimentazione del progetto Omero, la forza della narrazione, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Omero è un progetto sulla gestione del rischio e la differenza di genere e raccoglie le testimonianze di 8 donne infortunate sul lavoro che raccontano le proprie storie per offrire un punto di riflessione a tutte le donne lavoratrici. L'obiettivo è quello di diffondere in modo efficace la cultura della sicurezza sul lavoro e il progetto prevedeva la distribuzione di un kit comprensivo di materiale informativo a disposizione delle aziende e dei responsabili della sicurezza, oltre ad incontri per la formazione e il confronto. Per richiedere una copia del kit è sufficiente inviare una mail all'indirizzo omerosegreteria@anmil.it. Per entrare nelle zone a traffico limitato, anche chi è in possesso del contrassegno identificativo per disabili deve inviare una mail di richiesta all'ufficio comunale preposto e dichiarare anticipatamente il proprio passaggio. Una grossa scocciatura e un'inutile burocrazia che sta per essere alleggerita da un'applicazione che semplifica gli spostamenti in auto all'interno delle ZTL. L'applicazione si chiama Enable ZTL e permette di comunicare il transito in tutte le zone a traffico limitato sul territorio nazionale. Una volta installata sul proprio smartphone e inseriti i propri dati personali, basterà selezionare la città, il giorno e l'ora nella quale si vuole superare le barriere ZTL e l'applicazione invierà automaticamente la mail per la richiesta al comune. L'azienda trevigiana che ha sviluppato questa applicazione, Enable SRL, ne sta progettando anche altre che semplificheranno il pagamento dei parcheggi e del carburante ai distributori automatici. Sono aperte le iscrizioni per la Walk of Life, manifestazione itinerante sul territorio nazionale volta a raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie genetiche. Il progetto è organizzato da Telethon per diffondere un messaggio di solidarietà e portare avanti la ricerca cercando di dare risposte concrete di cura alle persone affette da malattie genetiche. Il viaggio parte il 21 aprile e proseguirà fino al 29 settembre, diviso in 6 tappe in giro per l'Italia: Roma, Catania, Napoli, Parma, Milano e Torino. Si può partecipare a Walk of Life iscrivendosi alla gara podistica competitiva di 10 km o alla corsa alla passeggiata non competitiva di 5 o 3 km. Per ulteriori informazioni visita il sito internet www.walkoflife.it. Con la testa e con il cuore è il titolo dell'autobiografia di Giusy Versace. Il libro racconta cosa è successo dal giorno nel quale la campionessa dell'atletica leggera perse entrambe le gambe in un incidente sulla Salerno-Reggio Calabria. Giusy scrive: «La mia vita è divisa a metà. C'è un prima e un dopo. Il confine è un guardrail che si strappa le mie gambette dal ginocchio in giù il 22 agosto del 2005. Avevo 28 anni, una chioma di capelli corvini, una bronzatura da paura, una carriera lanciatissima, una grande famiglia, un manipolo di amici super affezionati e un fidanzato da almeno una decina d'anni. Sapevo chi ero ed ero abituata a contare soprattutto sulle mie forze. Questo mi faceva sentire al sicuro, imbattibile. In un secondo è sparito tutto». La vita di Giusy da quel giorno cambia in modo inaspettato, ma con la grande forza che la contraddistingue, la caparbietà e la testardaggine dei campioni, è diventata l'atleta che oggi ben conosciamo.
Un racconto da leggere d'un fiato, un esempio da seguire e un incoraggiamento per tutti, perché il sorriso di Giusy e la sua voglia di vivere sono davvero contagiosi. Con questa notizia termino l'edizione di Ability News. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima settimana.